Benvenuti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo del circocentro di un triangolo. Il circocentro di un triangolo è il punto di intersezione degli assi, laddove l'asse è la mediana perpendicolare ad un lato del triangolo che quindi lo divide in due parti uguali. Allora, quello che facciamo di solito è selezioniamo subito la griglia, possiamo togliere gli assi in questo caso e selezioniamo lo strumento vincola alla griglia per nostra facilità. Noi dobbiamo costruire un triangolo. All'interno del pannello poligoni noi scegliamo la voce strumento poligono. Clicchiamo all'interno del nostro strumento di lavoro nei vertici della griglia ABC e costruiamo questo triangolo. Questo è un triangolo acutangolo. Quello che dobbiamo fare adesso è tracciare i segmenti mediani ai lati, cioè gli assi, e semplicemente si può fare andando all'interno dello strumento rette. Vedete che già c'è, scusate, all'interno dello strumento rette perpendicolari già c'è praticamente la voce asse di un segmento e selezioniamo in un punto qualsiasi il lato e automaticamente ci descrive praticamente la mediana, la perpendicolare che divide il lato a metà. Facciamo il secondo lato ed il terzo lato. Come vedete, l'intersezione di queste rette perpendicolari ai lati crea un punto. Noi il punto lo dobbiamo esplicitare. Spostiamo con la freccettina le etichettine perché spesse volte GeoGebra non gestisce bene le etichette. Per esplicitare il punto di intersezione, cioè il circocentro, il punto di intersezione delle mediane, all'interno del pannello punti, scegliamo punto che deriva da un'intersezione e selezioniamo i tre assi del triangolo ed ecco che ci descrive il punto D. Vedete, qui a sinistra ci sono tutti gli oggetti che abbiamo creato elencati per categoria, tutti i punti, tutte le rette, tutti i segmenti e tutti i triangoli. Il punto D è il circocentro del triangolo perché viene descritto dall'intersezione degli assi del triangolo. Gli assi sono quelle perpendicolari che passano per praticamente la metà di un lato. Adesso per fare un punto in più, facciamo l'angolo. Descriviamo questo angolo qua per verificare che succedono degli eventi diversi a seconda se l'angolo è acutangolo o ottusangolo. Noi possiamo vedere, sempre utilizzando lo strumento freccia, che se il triangolo è acutangolo, per esempio, il circocentro cade all'interno del triangolo. Se il triangolo, per esempio, è retto, vediamo che il circocentro cade all'interno di un lato, precisamente. Mentre se il triangolo è ottusangolo, vediamo che il circocentro cade all'esterno del triangolo. Ricreiamo un triangolo acutangolo e con lo strumento circonferenza possiamo ad esempio utilizzare lo strumento compasso, clicchiamo nel circocentro, poi clicchiamo in uno dei vertici ed ecco che viene fuori una circonferenza. Facciamo il vincolo ai tre vertici ABC, riclicchiamo e abbiamo fatto una circonferenza che parte precisamente al suo centro all'interno del circocentro del triangolo e che, avendo come centro il circocentro, circoscrive il triangolo. Vediamo nuovamente quel fenomeno di prima, verifichiamo che se il triangolo è acutangolo, il circocentro è al centro del triangolo. Se prendiamo e spostiamo uno dei vertici, creiamo un triangolo rettangolo, vediamo che l'angolo è 90 gradi, il circocentro è sul lato. Se noi invece creiamo un triangolo ottusangolo, vedete che l'angolo è superiore a 90 gradi, il circocentro è esterno, ma costruisce sempre, descrive una circonferenza che praticamente circoscrive tutto il triangolo, mentre il triangolo è iscritto in questa circonferenza. Grazie a tutti per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.